Finalmente le mie prime scarpe K-pop. Wow. Era il 4 gennaio 2023, un giorno di pioggia. Il vento sferzava le mie antiche finestre di legno e rigoli d'acqua sfrecciavano sui vetri della mia maison. Vabbè raga, fa niente, insomma m'annoiavo e ho visto questo. Sono sentito come Barbara di Paint Your Life e non ho potuto non pensare di fare la mia versione custom a tema K-pop di queste scarpe economiche. Negli anni ho fatto parecchie cose artistiche tipo questo, 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 oppure questo. Ma non ho mai dipinto un paio di scarpe economiche. Mi sono informato sul necessario per raggiungere l'obiettivo. I professionisti del settore usano vernici acriliche molto costose o attrezzature specifiche. Io però sono povero in c***o perché spendo tutto in dischi, lightstick, concerti, photocard. Quindi, per questo primo esperimento ho preso pennarelli acrilici, acrylic markers dual tip. Potrebbero non funzionare un cazzo. Un phon della Tao Technique un po' marcio, che in effetti potrebbe non essere il migliore dei phon, e ho preso anche un... il fissante, perché mi fissa, una gag. Vabbè, un fissante ho preso per le scarpe. E per dare una parvenza di professionismo ho fatto un prototipo, giusto per farti vedere che cosa stai guardando e capire da solo che mi sto decisamente sopravvalutando. Ora per sicurezza testiamo i pennarelli su una vecchia scarpa bianca, cioè era bianca quando l'ho presa, adesso è gialla. Ok, giorno 2. Ho lasciato, raga, che si asciugassero tutta la notte. Devo dire, sono sbalordito dal fatto che sia andato tutto come previsto. Assurdo. Adesso ve le farò vedere, ma ho dovuto apportare un paio di modifiche perché mi sono accorto che il gommino di lato, quello che doveva essere colorato, in realtà è davvero low quality, cioè una gomma un po' così. Ho avuto paura che l'acrilico dei pennarelli, che a loro volta sono un po' così, si grinzasse tutto una volta asciugato, cioè che diventasse tipo lo scroto di un vecchietto tutto grinzoso. Quindi ho preferito, per non rischiare, non colorare questa parte. Mi perdonerete. Così come vi metto qua il disegno originale, quello da cui tutto è nato, anche la riga, quella che doveva esserci sulla gomma della suola, ho preferito non farla. Sempre perché i pennarelli sono quello che sono, cioè hanno la punta tutta sinuosa,
E siccome sono venuto un fiore, non volevo proprio rischiare di cacarci sopra facendo tutta una linea parkinsonata di lato. Spero che anche questo sia comprensibile. E avendo del materiale un po' più sensato me la sarei rischiata. In questo caso le cose che mi sembrava ovviamente un rischio, ho detto no, non lo facciamo. E a proposito di pennarelli, raga, devo dire che questi pennarelli che dovevano essere dei pennarellacci, in realtà se la son cavata benissimo. Cioè, capito che questi pensavo che fossero a malapena sufficienti per fare, non so, lavorettino, quello dei bambini alle elementari, capito? Invece, assurdi, hanno fatto un lavorone. Ve li straconsiglio se volete fare lavori simili. Non ho alcun interesse nel farlo, ma vi metto il link di Amazon, così se volete li trovate lì. Certo, le parti in realtà un po' più ampie da colorare è stato un po' un parto. Mi ha aiutato anche la Zenzi Nazionale, abbiamo dovuto dar più mani perché si vedevano tutti i tratteggi, le righe. Ma dopo un paio di passate, già era ottimo, ne abbiamo fatte 3/4, quindi sono perfette, cioè le abbiamo dipinte a mano. Ah, altra modifica fatta, poi vi faccio vedere gli ultimi passaggi e il risultato finale, è stata questa. Inizialmente questa doveva essere marrone come la scarpa, poi mi sono accorto che i colori usati per il Libit non li riprendevo mai, quindi per scelta estetica ho deciso di farla azzurrina. Mancano solo due cose prima di mostrarvele finite come si deve, ovvero spruzzare il fissante. Sarà pericolosissimo, tra l'altro non sa neanche se sia trasparente, magari adesso le dipingo di bianco di nuovo. E mettere i lacci. Il progetto iniziale era questo. Ed ecco come sono venute. Dimmi tu se ti piacciono nei commenti e dimmi a chi dovrei ispirarmi per le prossime. Ciao!